Salve a tutti ragazzi e benvenuti nella seconda parte della riparazione del fono del cavo che si era spezzato. Eccolo qui, quindi si era rotto proprio qui all'inizio, ho fatto vedere nell'altro video, qui si era spezzato qui, un classico praticamente, ok? Quindi io non ho fatto altro che rifarlo, tagliarlo, rispellarlo, comunque c'è tutto il tutorial nell'altro video, nel video precedente, nella prima parte, ok? E vedete, così faremo felici anche parecchie iscritte. Perché? Sul femminile, sul mondo perché? Perché usano queste cose, anche il maschio, per carità, anche l'uomo, non è che soltanto le donne, però principalmente diciamo più, viene più usato da loro, ok? Quindi, e specialmente il secondo tutorial che farò, che è l'altro tutorial che farò vedere la piastra per i capelli. Ok, adesso io ho preparato già tutto, ho già aperto la scheda, vedete, già ho aperto quei due buchini dove vanno, c'è scritto N neutro, vedete, fase, li metterò allo stesso modo, andremo a risaldarli, quindi andremo a fare questo e poi proveremo tutto. Allora, dove c'è scritto N mettiamo questo, ok? Perfetto, ok. Allora, pieghiamolo un pochino, così si tiene da solo. Ok, e anche questo. Quindi anche la fase. Perfetto, adesso abbiamo i piedi, si reggono da soli, in modo che non dobbiamo stare lì noi a reggerli. Ok, adesso andremo a saldarli, ok? Ok, ragazzi. Eccolo qui, perfetto. Ok, saldato, vedete? Ok, un attimino. Ok, ragazzi, vedete? Allora, sono saldati praticamente neutro su neutro e fase su fase. Ragazzi, ricordatevi, importante, di mettere questo, di metterlo prima che li saldate, ok? Adesso non l'ho fatto vedere, però vabbè, dice, altrimenti lo rimontate e poi succede come con le spine, che vi dimenticate la parte dietro, quindi prima questo qui, vedete? Questo è quello che va qua sotto, è il blocco, quello di gomma che va qui, che poi si può anche appendere, vedete? C'è anche il buchino per appenderlo, che io non consiglio mai, se no bisogna rotolarlo, quindi stiamo da capo a 12. Ok, eccolo qui, l'abbiamo saldati in questo modo, rimettiamo giù tutto. Metteremo questo qui, adesso andremo a fare questo, lo rimettiamo a verso, vedete? Ok, eccolo qui, e andremo a rimetterlo a verso di come sta. Ok, eccolo qui, qui è meglio che abbonda un pochettino, non vi preoccupate, non succede niente, vedete? Noi abbiamo messo a verso, allora ve lo faccio vedere meglio, altrimenti ragazzi, così non si riesce a vedere niente. Ok, eccolo qui, vedete come l'ho messo? L'ho fatto passare qui dove era prima, nella sede, vedete, e esce fuori. Adesso manderò avanti la gomma, ho rimesso i pulsanti, adesso rimanderò giù questo, vedete, lo rimonteremo tutto, ok? Perfetto. Allora, adesso mettiamo la gomma, questa qui la mandiamo in avanti, la spingiamo piano piano in questo modo davanti, vedete, piano piano, sempre piano ragazzi, sempre piano, ok? E la mettiamo in questo modo. Ok ragazzi, eccola qui, vedete? Allora, deve fare uno scatto ragazzi, va così, guardate ragazzi, vedete queste due lamelle? Vanno inserite qui, una e due, vedete? Queste due, una e due di plastica, quindi mi raccomando, lo mandate in avanti, se capita questo modello, se vi capita è questo, vedete qui? E lo inserite, eccolo qua, perfetto, messa. Ok, qui ci andrà la vite poi che blocca, una delle due viti che blocca qui. Allontaniamo i cavi, eccoli qui, in modo che non diano fastidio quando mettiamo la vite, ed è pronto. Adesso controlleremo però prima che tutto sia messo bene, cioè che vada a incastrarsi come all'origine. Quindi controlliamo anche questo pulsante, mandiamo giù. Ok, quindi andiamo giù le viti, una. Quindi 1, 2, eccoli qua, vedete, già è uscito dalla sede, anche dall'altra parte, quindi mandiamole bene dentro, altrimenti ragazzi, poi quando chiudete con la plastica le prendete, si rompe un cavo e non funziona il fono. Cioè, ma com'è non funziona? Perché si è rotto un cavetto.
Mi raccomando ragazzi, molto importante, eh? Perfetto, eccoci qua, perfetto, eccolo qui, ok, adesso mettiamo anche questo, perfetto, ok, adesso che abbiamo messo tutto questo andremo a rimettere il coperchio sopra, che è questo qui. Allora vediamo un attimo prima nella ventola se c'è qualcosa, ok, perfetto. Solamente questo, perfetto, abbastanza pulito, quindi rimettiamoci il coperchio in questo modo, quindi eccolo qua, ok, non vi preoccupate ragazzi se questi escono, perché tanto poi, allora togliamoli, quindi. Allora ragazzi, da questa parte qui alzate un pochino la gomma, anche con un cacciavite, altrimenti la prendete. Vedete? Guardate come la fabbrica cosa si è inventata, ragazzi. Cioè, rendete conto che c'è una cosa semplice, no? Eh? Anche dall'altra parte, guardate ragazzi, cioè tu prendi la gomma quando lo chiudi. Cioè, voi sapete, questi ingegneri proprio di queste fabbriche che facce hanno, cioè proprio ragazzi. È meglio che non parlo perché altrimenti inizio. Ok, perfetto, eccolo qui. Allora, inseriamolo qui. Quindi questo deve essere messo qua. Allora. Ok. E questo. Vedete, se questo esce, allora questo qui, guardate ragazzi, adesso faccio vedere. Se vi esce fuori uno dei tasti, non vi preoccupate perché questo qui, questa plastica, va inserita in questo. Qui ragazzi, guardate, in questo foro qui, ok? Perché altrimenti deve muovere l'interruttore, quindi cerchiamo di inserirla in questo modo. Vedete? Eccoli qua. Guardate ragazzi cosa vi è. Mamma mia, ragazzi. Ok, mi tocca riaprirlo soltanto per questa stupidaggine. Vedete questi ingegneri, ragazzi, un attimino soltanto. Ok, ragazzi, perfetto. Allora, per metterlo, ragazzi, specialmente in questo punto qui, che ora vi farò vedere qui, vedete, questi angoli, cioè le punte di questa plastica lo prenderanno sicuro. Quindi metteteci magari uno de, anche un cacciavite piatto o qualcosa di piatto e tiratelo fuori così se lo prende. Ok, ragazzi, perché non ho capito questi ingegneri cosa gli è passato in mente di metterlo qui. Anche per rimettere i due tasti, ragazzi, ci è voluto un pochino perché bisogna centrarli, cioè non vi dico, vabbè, lasciamo perdere. Ok, quindi le cose, quindi quello che dico sempre è che le cose sono fatte proprio usa e getta. Più getta che usa, perché è normale. Ragazzi, allora guardate, rimettiamo le viti, andiamo a riavvitarla, quindi l'abbiamo rimesso, è chiuso bene, ok? Quindi riavvitiamo il tutto. Ok, stringiamola bella forte. Ok, mettiamo anche la seconda vite. Ok, comunque ragazzi non è difficile, per fortuna tutti i foni non sono così tutti i foni, cioè questo è uno dei foni che ragazzi c'ha questa gomma qui, questo fastidio qui, ma di solito non è così molto complicato, è molto più facile. Vedete adesso anche se la gomma è rotta, vabbè ci metterò un po' di nastro, qualcosa inventerò, comunque vediamo, anche perché questa è solo la parte finale, non è che l'hanno proprio, guardate cosa gli è successo, ragazzi, vabbè. E anche con gli anni, quindi è chiuso, vedete, è tutto fatto, è perfetto, e adesso andremo a provarlo. Ok? Quindi adesso lasciamo così, un attimino solo. Ok. Allora, mettiamolo qui nella spina e proviamolo. Ok. Sì. Ecco qui. Sì, passi aria calda. Ok, perfetto ragazzi, il fono funziona benissimo. Quindi il fono è pronto. Ok, ma questo era molto semplice, ragazzi. Era uno dei. Se vi si rompe da qualche altra parte, ragazzi, sostituite proprio il cavo. Comunque, o lo rimediate. Se ne avete un altro elettrodomestico, magari non li butto mai. Quando si rovina l'elettrodomestico, taglio il filo e me lo tengo per cambiarlo. Se il filo è buono, ragazzi. O lo acquistate, ok? O se è proprio una stupidaggine lo riparate mettendoci un pochino di nastro.
Ragazzi, speriamo che il video tutorial vi sia piaciuto e il prossimo che farò è questo qui, che adesso lo faccio vedere, quindi sempre, diciamo, andiamo più che altro nel mondo femminile, quindi faremo contente molte iscritte con queste cose che magari loro non gli funzionano la piastra, magari chi ha una certa dimestichezza può anche ripararla. Questo sarà leggermente più complicato perché poi si è rotto proprio qui, vedete ragazzi? Qui. Quindi si è rotta una delle fasi qui, quindi, però è sempre, non è difficilissimo, ok? E poi ve lo farò vedere. Grazie a tutti per questo tutorial che avete guardato, gentilissimi, e al prossimo tutorial che è proprio di questa piastra qui. Ciao a tutti ragazzi, siete fantastici!